Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Gianluca, 55 anni. Gianluca ci racconta un pochino la sua storia. Ha avuto un incidente stradale circa 30 anni fa e da quel momento purtroppo ha questa condizione clinica che non lo agevola nel suo percorso di vita. Dopo un periodo di trattamento per il deficit erettile, che purtroppo può arrivare quando ci sono delle lesioni midollari, abbiamo deciso insieme, dopo una chiacchierata, di fare, Gianluca raccontaci. Sì, di fare praticamente un intervento definitivo, che praticamente inserendo una protesi tricomponente con reservoir, pompetta e due cilindri che vanno nei corpi cavernosi, praticamente io personalmente attiverò e disattiverò questa protesi tutte le volte che vorrò, quanto vorrò, dove vorrò, senza quella famosa componente ansia che è stata sempre contraddistinta con i metodi tradizionali che purtroppo col tempo... Ci racconti un pochino il tuo percorso da un punto di vista proprio terapeutico, cioè come hai vissuto, convissuto con la tua disfunzione erettile in questi 30 anni? All'inizio forse complice anche il fatto dell'età, 24 anni, dunque praticamente non essendo una lesione completa, sotto eccitazione avevo un'erezione validissima, diciamo quasi normale. Però purtroppo era cambiato già da subito sia il discorso dell'orgasmo e il discorso della durata. Già da subito, e lì corsi a ripari praticamente con l'andrologo di allora, che mi fece fare un training di papaverina, si chiamava prostaglandina, e che praticamente con quello lì riuscivo ad avere appaganti risultati per un periodo, insomma, meno male, sia anche a livello spesa economica, che perché una scatola di fialette costava pochissimo. E però c'era sempre il rischio molto rischioso di variare sempre la parte, perché stare attenti alle infezioni, perché soprattutto dopo c'era anche il problema del priapismo, che molto quella volta, insomma, era la cosa più problematica, che mi dissero, insomma, che se rimane il pene a lungo in erezione dopo ore bisogna andare in ospedale, eccetera. Sì, effettivamente. E dunque praticamente però quel periodo lì sono riuscito bene o male con questo sistema a ottenere, insomma. Poi l'ultimo decennio, ho cominciato a riscontrare innanzitutto la diminuzione del pene, quello che mi preoccupava, non è che sono uno che misura il pene tutte le volte, però prendendolo in mano magari vedevi una fuoriuscita che non era più quella di prima, e dunque ti rendevi conto che magari anche questa riduzione ha cominciato a mettere, insomma, preoccupazione. E poi dopo i metodi tradizionali, parlo delle varie pasticche, Chalice, Viagra, eccetera eccetera, oppure magari quello che è il primo step, come spiegai al professore, magari per discorsi non penetrativi potevano anche andare, però quando si trattava di andare su un discorso magari un pochino più penetrativo, E dunque la seconda fase fu sempre il discorso, non so se posso dire, il prodotto, sì, certo. Caverjet, che praticamente è quello che si trova, è a un costo anche abbastanza costoso, e praticamente quello lì però sì, dava qualche risultato, ma non sempre, poi macchinoso l'utilizzo, poi sempre lo stesso discorso, il rischio di infezione o priaprismo che poteva essere sempre dietro l'angolo. E dunque il discorso soprattutto l'ansia, tutte le volte che io dovevo avere rapporto avevo sempre l'ansia che funziona o non funziona, anche la compagna da diverso tempo, però era sempre un po' un discorso ansioso. Sì. A quel punto abbiamo deciso. Internet, perché grazie, la forza di internet. Io sono andato su YouTube e ho iniziato, no, la prima volta che ho visto Devo della Verità il discorso delle protesi penine, non era il professore, no, era, se non mi ricordo chi, ho visto sto sistema, questo che parlavano sia di quelle fisse sia di quelle tricomponenti. A quel punto pensavo che, perché tutte le volte mi sentivo trasmissioni anche da parte
dei colleghi del professore parlavano sempre di patologie che non erano inerenti alla mia, cioè la tensione vertebrale, un trauma. E dunque, non per, dico, forse. Questo è un punto importante, perché io ricevo mediamente, come mi hai scritto tu, sì, al mese almeno 10-15 mail di persone che mi chiedono, paraplegiche, che mi chiedono se per loro c'è l'indicazione. Sì. Assolutamente, io ho voluto fare questo tipo di intervista, documentare questo percorso che speriamo domani andiamo in sala operatoria, speriamo che sia un percorso proficuo per tutti, soprattutto per la tua qualità di vita, proprio per testimoniare la possibilità di risolvere questo problema, perché l'impianto di una protesi nelle mani giuste, nelle mani esperte, è una soluzione per tutte le condizioni di deficit erettile. Quindi il fatto di essere paraplegico non è che inibisce la possibilità. Quindi è importante anche mandare questo messaggio, perché poi, come mi stavi dicendo Gianluca, uno pensa, dice no, ma forse per me non va bene. Assolutamente. E chi è che ti ha dato la... È stato il mio urologo, a quel punto andai direttamente... Ma io la saluterei, come si chiama? Il professor Farnetti Federico. Mi devi dare il numero perché poi lo chiamiamo, assolutamente. Okay. Anzi, me lo dai adesso che finiamo. Sì. Il così dottor poi... Farnetti Federico, urologo diciamo di famiglia, io andai da lui e praticamente gli dissi che volevo sottopormi a questo intervento. Io regnato di dove, come, quando, perché, perché non sapevo, sapevo solo che insomma ero deciso. E lui mi ha convinto, mi ha detto sì, guarda, io non vedo controindicazioni. Secondo me fa benissimo, però ha detto per quanto riguarda questo discorso io ti consiglio di andare dal numero uno, anzi ha definito il re di questi, The King, esatto, The King, che si chiama il professor Gabriele Antonini. Io a quel punto sono andato a casa e ho cominciato a guardare video del professore a tutto spiano. Infatti quando andai la prima volta a visitare il professore sapevi tutto? Sì, a parte che sapevo tutto, mi sembrava che andassi da un amico, un conoscente. Sì. E lì dopo, grazie a lui, a Federico, il dottor Federico Farnetti, che mi ha, cioè, che mi ha dato, è stato lui che ha tirato, diciamo, se mi diceva che la freccia di Cupido, esatto, se mi diceva che magari guarda è rischioso, è pericoloso, no lui mi ha detto guarda, io non vedo controindicazioni, può fare benissimo, eccetera eccetera. No, anche perché così la tua qualità di vita sessuale com'è? Ma adesso come adesso è negativa, perché ripeto è sempre peggio, più siamo avanti e peggio è, non c'è più con i metodi tradizionali, non si riesce più a ottenere. Ripeto, io adesso non so da quanti anni si adotta questo sistema. Ma... Beh, la protesi è in commercio da 50 anni, però adesso ovviamente i materiali sono molto più performanti, più anche i meccanismi della protesi, quindi abbiamo delle protesi di ultimissima generazione. La cosa importante che io dico sempre a tutti i pazienti è che la disfunzione erettile non toglie anni alla vita, toglie la vita agli anni, nel senso che questi anni che tu stai passando già in una condizione comunque di tra virgolette sofferenza, perché non è semplice la situazione in cui ti trovi, avere anche una qualità di vita sessuale che non ti soddisfa è un qualcosa che assolutamente dobbiamo interrompere e dobbiamo migliorare. Io ti ringrazio Gianluca, domani andiamo in sala operatoria. Spero di rivederti qui con noi per testimoniare l'esito. Sì, certamente. Sto godendo il fame, cioè mi piacerebbe che persone che hanno la proprietà come la mia non perdano tempo, ecco. Bene. Questo è un consiglio che do io. Ce la mettiamo tutta. Vi ringrazio, invito tutti quanti a mandare le vostre domande, l'email in sovraimpressione. Grazie a Gianluca e ci vediamo alla prossima. Grazie caro, alla prossima puntata di Dr. Penis.